o una strategia di investimento che pone la sua attenzione su dividendi sempre crescenti e su aziende che, grazie alle loro solide basi di crescita, possono anche portarmi un generoso capital gain. Vado ad affiancare a questo anche l'aggiunta di ETF ad alto dividendo. Questo trimestre ho fatto delle aggiunte e ho tagliato alcuni rami che non erano salutari per la mia quercia. Ti parlo di questo e di altro, ma solo dopo la sigla. Ciao a tutti, bentornati sul canale Io Risparmio. Io come sempre sono Pasquale, il vostro investitore e risparmiatore della porta accanto, nonché educatore finanziario AIF e autore del libro Da meno 35.000 a zero in 18 mesi. Libro del quale trovi il link qui sotto in descrizione nel caso volessi acquistarlo. Dopo averti dato la settimana scorsa una carrellata su come si stia muovendo il mio portafoglio, volevo anche parlarti di tutte le operazioni che ho concluso proprio adesso a inizio luglio, sia usando la mia liquidità, ma anche andando a chiudere una posizione che considero ormai un pochino tossica, usando i soldi della vendita per aprirne un'altra. È stata una decisione che non ho preso a cuor leggero perché la posizione chiusa mi dava uno dei dividendi più alti all'interno del mio portafoglio, ma allo stesso tempo non riuscivo a sopportare che per l'ennesima volta questa azienda avessi diluito il numero delle proprie azioni, la quarta volta in pochissimi anni. Per cui parlerei prima della posizione che ho chiuso e poi andrei a parlare ed approfondire le due posizioni che ho aperto. Vi ricordo che questi sono i miei investimenti e non sono assolutamente consigli finanziari, ma si basano sul mio modo di investire, sulle mie necessità, sulla mia percezione del rischio e su tante altre variabili che sono mie personali. Per cui non copiatemi, ma studiate e prendete questo come degli spunti. La posizione chiusa è Ares Capital col ticker ARCC, azienda che è un BDC, una Business Development Company, che mi è sempre piaciuta moltissimo. In generale si occupa di acquisizioni, ricapitalizzazioni, debiti mezzanini, ristrutturazioni di finanziamenti, di salvataggio e operazioni di leverage buyout di società del cosiddetto middle market. Ares come azienda investe tipicamente fra i 20 milioni e i 200 milioni fino a un massimo di 400 milioni di società che abbiano un EBITDA compreso fra i 10 milioni e i 250 milioni di dollari. È una società che effettua investimenti di debito compresi anche fra i 10 e i 100 milioni con una tipologia detta ad agente, per cui condurre personalmente le operazioni in cui va a investire. Ares come fondo cerca inoltre di avere la rappresentanza nel consiglio di amministrazione delle società che ha nel proprio portafoglio. Il dividendo è dell'8,94% con un payout ratio del 54%. La sua situazione finanziaria è leggermente deteriorata, ma non da giustificarne la chiusura della posizione. Quello che però mi ha dato molto fastidio è che sono state emesse ulteriori azioni nell'ultimo anno che hanno diluito il numero flottante di un altro 12% scarso. Ma in linea generale ci sono state 4 diluizioni. Le azioni di Ares Capital in circolazione per il trimestre terminato il 31 marzo 2022 erano aumentate del 16,55% anno su anno, mentre nel 2021 del 5,19% rispetto al 2020. Non sono nuovi a questi giochetti, ma ho fatto un errore sperando che avessero finito di farli. Al netto dei costi di transazione si è trattato praticamente di una posizione chiusa quasi in pari, con un capital gain che mi ha portato circa 80 euro netti, ma nel contempo, in questo anno in cui l'ho posseduto, ho incassato altri 80 euro netti di dividendi al netto delle due tassazioni, quella americana e quella italiana. Vediamo se le cose cambieranno in futuro, per cui per adesso la metto da parte. Ma ora passiamo alle cose interessanti. Cosa ho acquistato? Ho aperto due posizioni, una in ETF e l'altra in un'azienda sudafricana. Vi avevo detto che avrei diversificato ulteriormente sia in termini valutari che geografici. Partiamo prima dall'ETF e poi vi tengo l'azienda per ultima, secondo me è un bel business. L'ETF in questione è il Morningstar VanEck Developed Market Dividend Leaders, con l'ISIN e ticker che vi lascio qui in descrizione, il ticker è TDIV. Mi era stato chiesto cosa ne pensassi in un paio di commenti. Me lo sono guardato e considerando che l'ho aggiunto, credo che si possa capire come la penso, no? Questo indice è quello Morningstar Delaware Market Large Cap Dividend Leaders, che replica le società e le performance che hanno, che mostrano consistenza e sostenibilità nei modelli di pagamento di dividendo ed è composto da titoli a rendimento più elevato che soddisfano dei determinati requisiti di selezione. In questo indice sono inclusi esclusivamente titoli azionari di paesi sviluppati. Io ho acquistato 34 quote per un investimento di circa 1.100 euro. Si tratta di un ETF con 100 posizioni, di cui le prime 10 vanno a occupare circa il 43% abbondante. A livello di allocazione geografica, gli Stati Uniti occupano circa un 41% abbondante, ma posizioni molto importanti sono anche prese in Giappone, Regno Unito, Francia, Svizzera e Canada. Prevalentemente i settori più significativi sono il finanziario, l'energetico, i beni di prima necessità e l'healthcare. Da luglio 2016 il fondo ha reso il 32% di capital gain esclusi dividendi con circa un 5% scarso annualizzato, mentre includendo i dividendi si
fino ad arrivare a un 11,5% di rendimento annualizzato. Asset under management al momento siamo a 135 miliardi circa di euro, con un TER dello 0,38%. Questo VanEck Morningstar Develop Market Leaders Dividend offre un interessante reddito regolare, e secondo me, tramite questi dividendi azionari che vengono distribuiti con cadenza trimestrale. Le società incluse in questo indice sono uno screening delle 100 società che pagano i maggiori dividendi su scala globale, selezionandole in base a dei criteri quali dividend yield, la resilienza che queste aziende hanno nei pagamenti e soprattutto la loro probabile crescita nel tempo. Dividendo che al momento del mio acquisto si è attestato al 5,21% all'ordo della tassazione italiana. Passiamo poi al secondo acquisto, l'azienda. L'azienda si chiama African Rainbow Minerals e ha il ticker ARI. Questa azienda è quotata al Johannesburg Stock Exchange e attraverso le sue filiali opera come società mineraria e mineraria diversificata sia in Sudafrica che in Malesia. Va in esplorazione per la ricerca di metalli del gruppo del platino, del nickel, del rame, del carbone, i minerali di ferro, i minerali di manganese, minerali di cromo e ferro manganese, oltre anche al famosissimo oro. L'azienda è stata fondata nel 1933 e ha sede a Sandton in Sudafrica. Ho aperto questa posizione per un totale di 89 azioni per un valore di circa 1050 euro. Gross margin del quasi 58% con un net profit margin del quasi 66% e con fatturati net income sempre in crescita. Ha un quick ratio del 5,66 e un current ratio del 5,79. Ha un interessante PE di 3,47 contro la media del mercato di questo settore di 7 circa. Azienda che, se si guardano queste metriche, è sottovalutata. Al di là della sua salute finanziaria, che è positiva, come si può vedere dalla slide, la cosa ancora più positiva è il fatto che l'azienda ha ridotto ulteriormente il debito nel tempo, pur avendolo già basso. Così come il fatto che il suo cash flow cresce assieme alla revenue, agli earnings, mentre le sue spese operative continuano a rimanere praticamente costanti da sempre. Il dividendo di African Rainbow Minerals al momento del mio acquisto è del 16,16% con un payout ratio del 54%, per cui ampiamente sostenibile. Azienda che capitalizza 38,8 miliardi di rand sudafricani, che equivalgono circa 2,28 miliardi di euro, e con circa 12.300 dipendenti, e una forza lavoro che è stata ridotta rispetto al 2017, quando aveva circa 15.000 unità. African Rainbow Minerals si stima possa crescere nei suoi earnings del 13,8% su base annua, mentre la propria revenue debba crescere più o meno del 7,5%, per cui al momento non si percepisce un rallentamento del proprio business. Bene, eccoci arrivati anche alla fine di questo video e l'aggiornamento sulle mie nuove posizioni. Se questo video è stato di tuo gradimento, ti chiedo per favore, come sempre, di supportarmi veramente con poco, lasciando un bel pollice in su per l'algoritmo di YouTube e per fare crescere me su questa piattaforma. A te costa un attimino, quasi un millisecondo, ma per me significa tantissimo. Se poi sei nuovo su questo canale, ti chiedo per cortesia di iscriverti e di cliccare la campanella delle notifiche affinché tu non possa rischiare di perderti nessun contenuto successivo. E poi, se vuoi sostenermi al costo di un caffè al mese qui su YouTube o su Patreon, per contenuti dedicati, puoi sempre iscriverti. Ad esempio, i miei sostenitori erano informati su queste mie nuove operazioni già da 10 giorni fa. Inoltre, se vuoi prenotare anche una call di educazione finanziaria, trovi il link qui sotto. Bene, anche per oggi è tutto, non mi resta solo che salutarti e arrivederci a un nuovissimo video. Ciao, a presto!